Duro scontro verbale nel consiglio comunale di Margherita di Savoia tra il sindaco Bernardo Lodispoto e il consigliere di opposizione Emanuele Quarta. Durante la discussione relativa alle varianti tecniche in alcuni interventi comunali, il confronto politico è degenerato in uno scambio pesante tra le parti. L'esponente di centrodestra condanna il gesto del primo cittadino. Faremo una segnalazione presso le autorità competenti e presso il prefetto, anche perché minacciare di morte un consigliere comunale non è una cosa che si può sostenere, neanche per scherzo. In una situazione particolare dove purtroppo gli amministratori locali sono sotto attacco dalla criminalità organizzata, minacciare e quindi anche per scherzo un consigliere comunale di morte non è una cosa, diciamo, fattibile, è sostenibile. Quarta lamenta il mancato chiarimento su due progetti di intervento a carattere regionale che vedranno un'integrazione finanziaria da parte del comune di Margherita di Savoia, attesa per un'eventuale riconciliazione tra le parti. L'interrogazione si riferiva uno alla una variante, quindi avevamo chiesto copia di questa variante che definiva un aumento di spesa per un'opera pubblica, la scuola Padre Pio, e l'altro era la liquidazione di un SAL su un lavoro di area portuale. Quindi avevamo chiesto puntuali chiarimenti per cercare di capire quali fossero i motivi che avessero spinto uno a liquidare dei lavori mai effettuati o non ancora effettuati, e poi abbiamo chiesto anche quale fosse il motivo di una variante che aumentava del 12% la spesa su un immobile già finanziato dalla Regione Puglia.